Buonasera fanciulli, stasera sorpresona, sorpresona, siamo nei patacchini. Mi fermo per un paio di guerre a giocare con loro, quindi farò le mie figure di merda qui. Voglio salutare tutti quanti, soprattutto Eria e Gnappo, ovviamente, poi vabbè, Ronin, vabbè, li conosco tutti, Cloud, M&M's, eccetera, però vabbè, The Architect, che porca miseria, lo scrivi in quella maniera lì, non ce la farò mai. Comunque, parte gli scherzi, Gasperino, che ha giocato anche con noi, ma rimango qualche guerra, nel senso faccio un paio di guerre qui, perché sono venuta a trovarli, quindi sappiate che c'è un posto a disposizione appena mi levo dalle balle, truppe adeguate, almeno le primarie e le secondarie decenti, saper giocare, accettare consigli, critiche, eccetera, eccetera, e soprattutto contattate prima o Real Gnappo o Cattiveria su Telegram. Non fate la boiata di entrare a tradimento come ogni tanto fate da noi, perché poi finisce sempre che non ci si parla con le regole, con le cose e non si va d'accordo. Comunque le regole sono semplicissime qua dentro. Non si fa più di 200k al titano finché non hanno attaccato tutti, e poi in guerra ci si organizza in base a chi è disponibile e così via. Quindi insomma è abbastanza scialla come cosa, però mi raccomando. Truppe, 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 come vedete lo scrivono in descrizione, in truppe we trust, quindi preparatevi quello. Questo è il campo di battaglia, io vorrei già morire, cioè, non è che mi sia rimasto molto da attaccare, e niente, vediamo con chi fare figura di merda. Datemi un attimo che mi preparo, mi organizzo, vado in balcone, mi prendo da bere, mi prendo le sigarette, non si può dire su YouTube, non lo avete sentito, e poi cominciamo. Allora, ce la possiamo fare? Ma sì, che ce la possiamo fare. Siamo fiduciosi, poi faremo le nostre figure di merda, mica. Ah, cazzo, qua bisogna dichiarare gli attacchi. E io mi sono dimenticata. Cioè, seriamente. Avevo una mezza idea di andare con i blu, ma ho detto no. Volevo portare la mia bellissima Frida, che devo anche spezzare appena mi ricordo. Divertente. Io a questo punto farei un diamante blu e libererei la board. E la finiamo così. Quindi, cominciamo. Tre li portiamo a casa e gli altri no. E quindi, ciaone. Ora, cosa mi conviene? Ipnos si carica, però io verrei qui, avrei viola, tiro giù il rosso, nella mia fantasia tiro giù il rosso, non era così, e si carica lui e io non posso farci assolutamente niente. E questa è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché i miei viola non sono carichi. Quindi, 6 turni di deridi. Di vita ne ha. Viola. Porca miseria. Ne posso recuperare 3. 3, 6. Allora, facciamo così. Perché poi parte anche Inari. E poi partono tutti. Mi hanno già vista malissimo questa cosa. Sussurro, ma. Sì. Vediamo, dimmi che sopravvivo un pochino, non tanto. No. Che figura di merda, fantastico. Riprovo, eh. Ora andiamo a pulire il dramma che ho fatto. Perfetto, perché ho detto di 6 e fa niente. Adesso va già meglio. Va già molto meglio. Quindi facciamo che lui se ne va via. Adesso carichiamo qua. Tu parti, ma a me non interessa. Vengo a prendere lei.
E tu dovresti bastarmi. Perfetto. Sei ancora viva perché sei un po' zoccola. Non l'ho detto, non l'ho detto. Tutto frutto della vostra immaginazione. Lei non mi ricordo che cosa fa. Allora, tu sei carico, per cui veniamo così. E vai bene così. Salutiamo anche Scadi. Oh, che meraviglia schiantarsi con la gente con le truppe a 30. Io lo sapevo che dovevo venire a trovarli più avanti, appena finivo di sistemare le squadre, ma sono un autolesionista. Sì, però, porca di quella zoccola. Verdi no, ma intanto ci tiriamo sui gialli. Che voglio dire, schifo schifo non fanno. E cominciamo. Quartone, se lo tiro giù dritto. No, lo tiriamo di qua, il quartone. E il secondo. Adesso chi mi preoccupa di più? Ah. Tu sei carico, ma a me non interessa. Perché al massimo viene a rompermi le scatole su Cara, quindi. Ah, senza dare troppo fastidio ad Alucard. È andata. Andiamo. Allora, 336 blu, mi mancherebbe il settimo, però bisogna vedere se scende perché non è sceso. Non è sceso, non è sceso. Quindi viola non ce ne sono. L'unica è farmi questi tre blu e poi. E poi. Poi niente. Poi carico il mondo intero. O faccio i verdi sul Nad, ma mi viene giù un viola, non mi serve. Non ho un quartone da fare vicino alle tesserine blu. Ah, liberiamo un po'. Certo però che dover fare le guerre così a spizzichi e bocconi. Adesso ovviamente c'è il rifletti perché a noi ci piace così. Allora io mi prenderei la tesserina blu che mi serve. E vediamo con i viola come ci mettiamo. Tu quanto hai? Tu riparti adesso. Fammi vedere quanti turni ti restano. 5. È un suicidio, anche se vado con i viola, è un suicidio lo stesso.
Niente, l'esordio nei patacchini, il mio è veramente un disastro. Lo so che mi sto suicidando, lo vedo, lo so perfettamente. Però è necessario. Poi mi pulirò. Ma mi sono trovata in una condizione impossibile. Ciao, a parte quell'altra serandite, come si chiama? Ed è finita qua. Allora, proviamo a fargli ancora un po' di male perché vedo che tanto il curatore ancora non gli parte e ora muoio. Tra i danni da fuoco potrei andare giù ancora con... Niente di niente. Che palle. E andiamo. Sì, ma allora io però vabbè, tanto ci portiamo a casa i verdi perché almeno quelli ci sono. Qui ho tre viola che non mi bastano. Vediamo se viene giù qualcosa. Certo, viene giù la combo. E muoio, perché a noi piace così. Paradossalmente mi basterebbe il dragone per caricarmi. Vado giù così lo stesso. Diamo una curatina. Ferma lì, serandite, non me li ammazzare. Fai la brava. Dai, che è una pulizia. Allora, ah, cazzo, però così mi parte. Volevo fare un'altra cosa, però è meglio se non la faccio. Devo far partire Imdal e vedere se rianimavo qualcuno, ma... fare così. Ovviamente non ha rianimato assolutamente nessuno, ma dovremmo portarlo a casa lo stesso. Era un po' che non giocavo nelle ally top, la sto patendo più del previsto. Ultimo tiro. Ragazzi, siamo messi così. E siamo messi bene, perché io faccio 4-3-7, carico i miei gialli e sono a posto. Sono a posto è una parola grossa. No, non vado a toccare i rossi. Tutta salute, come sentite la mia. Allora, tu dovresti morire e io potrei pensare di ammazzarti e averne già uno in meno, non sarebbe male. Ok. Ovviamente gialli niente, posso andare in verticale su Wolfgang. Con i blu, oh, che diventano 4.
6 si può fare. Poi, quartone mi dà un blu, ma vado a dargli troppo fastidio. No, rimaniamo qua un po' sul vago. Facciamo i vaghi e facendo i vaghi non è successo nulla. Non solo non è successo nulla, ma adesso ho la board messa malissimo. Oh, se sposto quello che mi stai dicendo tu, mi trovo i blu in fila, ma non vanno bene. Potrei sperare. Scusami, fai così, 3 ore che ci pensi. E non pensarci, fallo e basta. Ancora un po' non vedevo la mossa migliore da fare in questo caso. Qualcuno sopravvive? Mica troppo. Però a questo punto veniamo su di lui. Perché adesso i blu possiamo farli scendere. Tu potresti anche morire così, se sei carino. È stato carino. E adesso. Che carichiamo Ariel. E sui gialli dovrei riuscire a mettere in fila anche i gialli con calma. Con molta calma, noi non abbiamo fretta. Tanto ho fatto uno 0-1 schianto, mi sembra più che sufficiente per una guerra, almeno gli altri attacchi che siano qualcosa di decente. E dovremmo salutarlo così. Niente, allora al di là di quanto faccio schifo in guerra io, che questo penso sia assodato ormai da centinaia e centinaia di video, vi ricordo che serve il 30° nei patacchini, per cui chi vuole contatti Cattiveria o Real Gnappo, vi faccio rivedere i link, quindi chiocciola Real underscore Gnappo e chiocciola Cattiveria 0910. Un bacione a tutti, ciao!